nel pieno di un complotto, no, non siamo noi complottisti che ci chiamano complottisti, no? Siamo nel pieno di un complotto che va avanti da decenni e oramai è sfacciatamente dimostrato, palesato. Non gliene frega più un cazzo di fare una pantomima o quantomeno insomma di nascondere in qualche modo, no, di giustificarsi. No, sono andati al potere direttamente oramai. Le banche oggi su 18 ministri, fra quelli col portafoglio e non con senza portafoglio, 9, senza andare troppo a cercare, perché l'ho saputo come tutti l'altro ieri che erano questi, 9 sono tutti coinvolti, amministratori, membri del consiglio d'amministratore, amministratore delegato, e insomma, cioè, sono le banche al potere. E quindi quello che diceva Aldo Moro e Dossetti è sempre più che mai attuale. Il signor Aldo Moro l'hanno ammazzato prevalentemente perché lui voleva reinserire la Banca d'Italia come emettitore della moneta. Questo non l'ha detto mai nessuno. Cioè, è stato ammazzato perché levava l'osso dai denti del cane grosso, dal grande banchiere, dalla Banca Internazionale. Perché le banche nazionali italiane, cioè le banche dal nome italiano, e uno pensa che siano nazionali, in realtà sono tutte oramai controllate dalla finanza internazionale. Se voi andate a vedere i componenti dell'azionariato delle varie banche importanti, sono tutte oramai internazionali. Vi dico solo un'altra cosa, per fare un minimo di scenario, perché sarebbe da dire moltissimo, ma insomma per non rompermi troppo le scale. Allora, è stato messo in piedi un sistema perfetto in cui l'organizzazione è talmente strutturata bene che addirittura, pure se è falsa, però funziona benissimo. Allora, come funziona l'emissione dei buoni poliennali del tesoro? Semplice. Il tesoro, lo Stato, c'ha bisogno di soldi. Che cosa fa? Mentre una volta fino al 91 e poi fino al 93, 92, ma insomma diciamo quel periodo lì, il ministro del tesoro andava alla Banca d'Italia e diceva: oh, ho bisogno di soldi, stampami un po' di soldi. Faceva una serie di operazioni che non sto qui a dire e la Banca d'Italia gli stampava tramite l'emissione appunto di buoni poliennali del tesoro, quello allora che comprava ed era obbligata a comprare solo la Banca d'Italia e poi a sua volta poteva mettere in commercio o meno. Invece dal 91, 92, 93 sono cambiate le cose a seguito e parallelamente al trattato di Maastricht. Che cosa è successo? Che per la cosiddetta liberalizzazione, che in realtà è la liberalizzazione dei cazzi loro a svantaggio dei cazzi nostri, perché la liberalizzazione significa che loro sono autorizzati a fare i cazzi loro senza più essere manco giudicati o quantomeno criticati. No, però noi non ci abbiamo invece tutte le libertà che ci avevamo prima, non ce le abbiamo più. La gente questo non lo sa. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno messo in piedi un sistema, strutturato un sistema per cui hanno fatto fare una specie di gara d'appalto alle banche che volevano fare quel determinato tipo di lavoro e hanno avuto la concessione, perché è una concessione che deriva sempre dalla Banca d'Italia, di avere il titolo di specialisti di aste dei buoni del tesoro e solo quelle e soltanto quelle banche possono fare quel tipo di attività. Quindi praticamente lo Stato si è messo nelle mani da solo, castrandosi da solo, di queste banche che sono più o meno, in questo momento sono 20, ma sono state più o meno sempre una ventina, ma sono sempre loro, nel senso che si sono acquisite, integrate, fuse, comprate e vendute, ma sempre tra di loro. Hanno cambiato nome, ma sono sempre gli stessi. Dal 2001 ad oggi in particolare. Quindi questi signori che cosa fanno? Da una parte c'è quel figlio di puttana di Mario Monti, per esempio, che dice come advisor, no, dice state attenti i buoni, perché l'Italia è un paese a rischio, quindi gli leviamo la AAA, noi gli elevamo pure la AA, e quindi
mette paura, terrorizza il mercato, diciamo così, no? Che poi anche lì è tutta una scenata, sceneggiata, non entriamo nel dettaglio. Per cui le azioni, gli interessi sull'emissione dei buoni volenari del tesoro aumentano. Aumentando gli interessi, chi fanno guadagnare? Le 20 banche che sono le uniche che possono trattare quel tipo di prodotto. Per cui loro dicono che sei un figlio di puttana perché così te si rubano la casa tranquillamente, come a voi. Voi vi hanno detto che siete dei cattivi pagatori, vi levano il mutuo, così levandovi il mutuo voi dovete rientrare immediatamente e vi sfilano l'azienda agricola, vi levano sotto il culo il trattore. Non so se è chiaro il concetto. E quindi hanno messo in piedi queste cosiddette società di rating per cui vi sputtanano per bene, ignobilmente e senza nessuna motivazione vera, e con questo sistema, con quelle loro, le società di rating sono nel pacchetto azionario di queste 20 banche, cioè non è che c'è da sbagliarsi, sono proprio loro. Non è che c'è, dici, sai, una parentela, un qualche cosa che si può provare, non si può provare, sì, ci ho visto al Barcanova il giorno, ho fatto la foto, magari stiamo a prendere caffè assieme, non lo puoi dimostrare. Ma questo è proprio loro, sono sempre loro. Loro che con una società fanno una cosa, con un'altra società fanno un'altra, ma sempre per l'interesse loro e non per l'interesse nostro. Allora, noi che cosa possiamo fare? Noi intanto oggi qui abbiamo fatto, ieri abbiamo fatto un atto assolutamente di sovranità, abbiamo denunciato gli infami, quello che avrebbero dovuto fare i nostri paladini, i nostri tutori, i nostri servitori, quelli che stanno messi lì apposta con le antenne dritte per verificare se c'è qualche sgarbo fatto a fronte in affronto ai contadini o in affronto ai cittadini.